ci segniamo con il segno di croce per permetterci proprio alla sua presenza, per fare in modo che il suo spirito possa scendere su di noi, trasformare i nostri cuori e predisporre il nostro spirito alla preghiera. Quindi tutti insieme ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Gli angeli vedono sempre il volto del Padre e sono costantemente e meravigliosamente attivi presso di Lui, del quale ascoltano gli ordini e al quale offrono le nostre buone azioni. Presentano e appoggiano le nostre suppliche, intercedono le nostre pene e difficoltà, ci proteggono, facendoci da guide e maestri con ispirazioni, luci, consigli, richiami. Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Oh, quanto deve essere costato agli angeli non prorompere in canto come in pianto si prorompe, benché sapessero questa notte si genera al fanciullo la madre, a quell'uno che presto apparirà. Librandosi, tacquero uno con l'altro e segnavano dove solitaria sorgeva la masseria di Gioacchino. Ah, percepivano in sé, nello spazio, la purità addensarsi, ma a nessuno era dato di scender laggiù, che già fuori di sé si perdevano i due in vani gesti. Una vicina accorse e agì con buon senso, senza sapere come, e il vecchio, prudente, andò a calmare i muggiti di una mucca scura. Mai così erano stati.
di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, ad una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Non perché un angelo entrò, sappilo, ebbe paura, come altri, quando un raggio di sole o la luna di notte va esplorando la stanza, non sobbalzano. Così lei non stupì del sembiante che aveva preso un angelo, non supponeva quanto è arduo stare qua giù per gli angeli. Non perché entrò, ma perché curvò l'angelo un volto da giovinetto su di lei, così vicino che fra il suo sguardo e quello che lei su lui alzò era un incontro, come se tutto ad un tratto fosse vuoto intorno a loro. E guardare e fare e andare di milioni penetrato in loro. Soltanto lei e lui, il guardante ed il guardato, occhio e delizia dell'occhio, se non qui in nessun luogo. Vedi, questo fa paura, e paura ebbero entrambi. Poi l'angelo cantò la sua melodia. Thank you.
Ave Maria, piena di grazia, il